ami il vino? Ascolta i suoi protagonisti su winesoundtrack.com. Amici di Wine Soundtrack, ben trovati nella cornice veronese del Vinitaly, punto d'incontro di migliaia di produttori da tutte le regioni d'Italia, quindi abbiamo tutte le eccellenze qui presenti al Vinitaly. E ovviamente oggi siamo in compagnia delle sorelle Madaudo, Maria Pia e Cristina. Buongiorno Cristina. Buongiorno a tutti e ciao Claudio. Buongiorno Maria Pia. Ciao Claudio, un bacio da Verona. Maria Pia, raccontaci qualcosa sulla tua azienda. Allora, la mia azienda nasce nel 1945, quindi abbiamo questa tradizione familiare che portiamo avanti. Noi siamo la quarta generazione di produttori e abbiamo diverse tipologie di vini siciliani e blend con vitigni internazionali. Abbiamo un numero di bottiglie abbastanza cospicuo, siamo circa su 8 milioni annui e abbiamo diversi ettari in diverse parti della Sicilia. Recentemente abbiamo avviato un progetto sull'Etna dove abbiamo circa 10 ettari e produciamo lì Etna Bianco e Etna Rosso basandoci su Nello Mascalese, Nello Cappuccio, Caricante e Cadaratto. Il tuo primo ricordo legato al vino, Maria Pia? Il mio primo ricordo è proprio la mia infanzia, quando il nonno Saro mi portava nelle campagne di Zafferana per raccogliere l'uva e mi spiegava come andava tagliata l'uva. Io non avevo proprio idea ed era una cosa che non mi piaceva, intanto che dicevo nonno non voglio stare in campagna, e lui invece mi diceva no, questo è il tuo futuro, devi stare qui. E quindi da lì è nato il mio amore per il vino, che poi si conserva anche oggi a 25 anni. Cristina, anche te hai lo stesso ricordo o hai un altro aneddoto? Guarda, essendo sorelle il ricordo è simile, eravamo insieme in giro per la campagna. Forse quando mi hanno scambiato, anziché il latte mi hanno messo l'Etna Bianco, lo ricordo ancora di più perché sono passato alcuni momenti non belli da piccolina. Cristina, ti sappiamo neolaureanda in medicina, quindi quale migliore occasione per porti questa domanda, e quindi quella relativa al consumo del vino. Parlando di educazione al consumo, moderato ovviamente, a tuo avviso a che età un genitore può far assaggiare e conoscere il vino ai propri figli? Allora, guarda, l'uso moderato del vino e quindi dell'alcol potrebbe essere considerato comunque, secondo me, sopra i 14 anni, però ovviamente un uso moderato con un bicchiere massimo, diciamo che per i 14 anni non consiglierei più di 2-3 ogni 2-3 giorni. In teoria sopra i 18 anni sempre un consumo del genere va benissimo, sempre meglio il rosso rispetto al bianco. Va bene da qualsiasi età. Che cosa si perde a questo punto, una stemma, a non assaggiare il tuo vino? Allora, diciamo che gli astemi normalmente si perdono i grandi piaceri della vita, perché per me il vino è il vero piacere, insieme al cibo fanno parte proprio del reale piacere della vita. E il mio vino in particolar modo, come dicevo, è consigliato sin dalla tenera età, perché appunto non ha controindicazioni, anzi rallegra la vita delle persone, quindi bevete il nostro vino e comprate tanto, mi raccomando. Maria Pia, secondo te il vitigno perfetto esiste? Il vitigno perfetto sì, per me il vitigno perfetto è l'Etna. Ovvero il Nerello Mascalese, perché quello raccoglie proprio l'essenza della Sicilia, il mare e la montagna insieme. Per me quello è la reale perfezione, il nostro territorio viene espresso perfettamente in quello. Nella piena epoca dei social, quindi parliamo di Twitter, Instagram, Facebook, secondo Cristina qual è il miglior mezzo per veicolare l'immagine del vostro vino? Guarda, noi siamo delle ragazze molto influencer, se si può dire così. Tra tutti i social utilizziamo molto Facebook e anche ormai Instagram, che sta prendendo sempre più piede. Tra i tre che mi hai detto, tra Instagram, Twitter e Facebook, forse ancora preferiamo Facebook, perché comunque ha una popolazione molto più ampia a cui rivolgerci, mentre ancora Instagram è un po' sul nascere. Maria Pia, quindi parliamo di utilizzatore di queste piattaforme. Tu quale piattaforma preferisci? Io preferisco Instagram, ho quasi abbandonato totalmente l'uso di Facebook perché la trovo un mezzo più veloce di comunicazione. Tramite l'immagine si riesce a comunicare meglio, più rapidamente, e a trasmettere subito un messaggio. Infatti anche noi tramite l'azienda riusciamo subito, mettendo storie a go-go, a dare tutte le informazioni sulle nostre attività e su quello che promuoviamo nel territorio e fuori. Quindi mi sembra di capire che siete molto social. A questo punto, come social, giocate più all'attacco, quindi postate di tutto, oppure siete più voyeur e vi guardate intorno? No, siamo molto all'attacco, siamo, non dico da 20 foto al giorno, ma sulle 3-4 al giorno le carichiamo, poi sia dai nostri profili privati che da quello dell'azienda. La bottiglia più cara della vostra cantina quanto costa? Più o meno sulle 20 euro. Spot pubblicitario, i vostri creativi, il vostro assistente marketing vi dice che dovete metterci la faccia, un po' come Giovanni Rana con i suoi tortellini. Accettereste di girare uno spot per la vostra azienda con voi come protagoniste?
Assolutamente sì, perché così facciamo capire veramente la passione che abbiamo e noi ci mettiamo la faccia in tutto quello che facciamo, quindi io direi, io accetterei. E te, Maria Pia? Certo, diamo il nostro volto a quello che facciamo e trasmettiamo la nostra storia mettendoci la faccia, come si suol dire. Allora, un VIP viene paparazzato in un ristorante. Guarda caso a tavola c'è una bottiglia della vostra azienda in bella evidenza. E di che VIP vorresti che fosse questa foto? Ma donna o uomo? Scegli te. Uomo, ovviamente. Allora, un uomo Johnny Depp, dai. Mi sembra giusto, intrigante, però allo stesso tempo misterioso, intrigante, però allo stesso tempo un po' forte come tipo. Alcolista e pirata. E per te invece? Johnny Depp mi andrebbe abbastanza bene, perché Bono oggettivamente rientra nella categoria a pieno titolo, però anche qualche attore americano tipo Matthew McConaughey per me rappresenta il top, quindi anche lui per me sarebbe un perfetto. Anzi, se ci senti Matthew, cantina Madaudo, Sicilia, padiglione 33C. Per gli ascoltatori americani vi preghiamo di raccogliere l'invito e venire magari a trovare le ragazze in azienda. Secondo voi, visto che ci troviamo nel vostro stand, che cosa non deve mancare nel vostro stand per rappresentare al meglio la vostra famiglia, la vostra azienda e il vostro territorio? Allora, oltre ovviamente le persone che sono, diciamo, sintomo della storia della... perché ognuno di noi, quando vengono dei curiosi, dei visitatori, portano avanti non soltanto il vino ma anche la storia che li ha contraddistinti. Infatti noi ci piace proprio creare un rapporto con i nostri amici e clienti visitatori per fare conoscere appunto la nostra storia, e quindi quello insieme al sorriso sono le nostre armi forti per conquistare e farci conoscere al meglio. Prendete nota, concorrenti. Escludendo la vostra produzione e girando il mondo, dove avete assaggiato il vino che vi ha entusiasmato di più? Allora, io sono sempre per i vini italiani comunque, quindi escludendo la Sicilia, a me piace molto la zona del Chianti, comunque ho assaggiato un buon vino, oppure anche un buon prosecco, ecco, lo apprezzo particolarmente. Sì, condivido, anche la Toscana sicuramente rappresenta uno dei punti dei vini più buoni, ma anche la zona del Trentino e del Veneto hanno dei prodotti notevoli, anche se rimango fedelissima alla sicilianità. Sbarcano gli extraterrestri nella vostra azienda. Per farvi conoscere, per portare un messaggio degli umani, dei terrestri, che vino gli fai assaggiare della tua azienda? Sicuramente partirei appunto dall'Etna per poi farli conoscere, diciamo, tutti i nostri prodotti, e li userei come mezzo pubblicitario innovativo per fare della buona pubblicità, perché loro sarebbero sicuramente oggetto di grande attenzione e quindi i miei vini sicuramente rischierebbero di diventare all'apice della notizia. Un po' la Buzz Lightyear, verso l'infinito e oltre. Secondo te, Maria Pia, ogni annata fa storia a se stessa oppure no? O meglio, ci sono degli elementi che si ripetono o secondo te è il contrario? Allora, diciamo che gli elementi comuni ovviamente esistono, perché il vino non rappresenta anche molto il territorio da cui proviene, quindi incide la terra, incidono le condizioni climatiche. Ovviamente le condizioni climatiche non sono costanti, così come, e questo appunto rappresenta un fenomeno di variazione dei nostri vini, che ogni anno presenta le caratteristiche diverse. Infatti la nostra missione è proprio questo, far assaggiare ai nostri clienti e amici varie tipologie di vini per fargli capire appunto la diversità del territorio, tutto quello che il territorio può presentare, perché basta un minimo di variazione climatica per comportare un vino totalmente diverso, sia dal punto dei profumi che dal punto dei sapori. Cristina, qual è il vino che vi sta dando più soddisfazione nella vostra azienda? Ma sicuramente penso l'Etna, sia il bianco che il rosso, che è anche il mio preferito. Io sono un tipo da rosso e l'Etna rosso l'apprezzo particolarmente. Cosa pensate delle guide di settore? Sicuramente sono un utile mezzo per conoscere, diciamo, le aziende a livello territoriale. Certo, potrebbero essere maggiormente sviluppate, perché a parte un paio che sono le guide principali, le altre sono un po' sconosciute. E poi io migliorerei nelle guide di settore l'accessibilità a queste, perché spesso non sono facilmente consultabili. A questo punto rimaniamo in questo argomento, però sempre nell'ambito del produttore, quindi non di colui che legge le guide. Secondo te, sia la stampa specializzata, italiana o estera, e le guide di settore possono influenzare, secondo te, le scelte nella produzione? Le scelte di produzione penso di sì, perché ovviamente i produttori sono sì appassionati del vino, però tendono comunque sempre in un certo senso a portare la loro idea, però la loro idea, la loro offerta di mercato deve essere deve rispettare una domanda, e quindi ogni produttore va in un certo senso a modificare il suo prodotto in base a quelle che sono le richieste di questo, quindi in base anche al mercato a cui adeguarsi, e questo lo può fare o modificando, portando delle lievi modifiche al prodotto, oppure fornendo una vasta gamma di prodotti in modo tale da incontrare tutti i gusti che
e le richieste possibili. Siete giovanissimi, quindi un ricordo che avrete sicuramente abbastanza fresco. Che cosa avresti voluto fare da piccola, Cristina? Allora, il medico, come ho scelto di fare, infatti sto per laurearmi in medicina, però ti dico la verità, voglio cercare di unire la passione che ho per il vino al mondo dell'ambito sanitario e quindi vediamo se possiamo creare una sinergia per la salute, per il benessere attraverso il vino. E Maria Pia che cosa voleva fare da piccola? No, in realtà io volevo fare la parrucchiera estetista, poi perché mi piaceva l'ambito dell'estetica sin da piccola, curavo le mie bambole, lavo nuovi tagli e le rendevo sempre innovative, soltanto che poi è nato il mio amore per il vino grazie a papà e tutta la mia famiglia, quindi da lì ho deciso di intraprendere questa strada e lavorare in azienda. Pensiamo a voi come consumatrici, quindi Maria Pia, secondo te il vino è bianco, rosso o rosé? Per me il vino è solo rosso. Fermo o bollicine? Mi piace più fermo, però bevo anche molto bollicine. Queste bollicine italiane o francesi? Italiane, senza dubbio. Cristina, sei bianco, rosso o rosé? Io sono l'opposto di mia sorella, io sono un bianco. Fermo o bollicine? Bollicine, frizzantine al massimo. E a questo punto, francesi o italiane? Anch'io italiana, non posso tradire la mia terra, assolutamente. Hai mai abbinato vino bianco con carne e vino rosso con pesce? Mai, mio padre mi avrebbe uccisa, mai. E te Maria Pia ti sei lanciata in accostamenti così particolari, sai, in realtà il consumo del vino bianco con la carne e con il vino rosso con il pesce è stato un po' sdoganato, quindi tutti quanti si cominciano a allontanare un po' da questi dogmi. Sì, in realtà io ho provato, devo essere onesta, perché sono un tipo, diciamo, un po' particolare, ho voluto sempre andare oltre quelli che erano i dogmi stabiliti e quindi, anche perché sono sommelier, quindi lì ci hanno insegnato che va superato quello che è il trend tradizionale degli abbinamenti, che prevede il rosso con la carne e il bianco col pesce, ma siamo aperti a nuove possibilità di abbinamenti. Quindi adesso saremo responsabili quando tuo padre ascolterà questa intervista che ti allontanerà. No, ma non ci ascoltare, dimentica tutto. Che vi allontanerà da casa. Quanti bicchieri o bottiglie di vino sono necessari a farti ubriacare, Cristina? Guarda, questa è una bella domanda, perché io sono 1,83 m per altrettanti chili che non li voglio dire diciamo qui alla radio, quindi ti dico che ci vogliono un bel po' di bicchieri, almeno una bottiglia ce la dopo una bottiglia e mezza riesco. Questa la potremmo chiedere a Cristina che si intende di medicina, invece la chiediamo a Maria Pia. Maria Pia, secondo te esiste il rimedio per superare una sbornia? Oltre a dormire, qua mi suggeriscono il caffè, che credo sia un ottimo mezzo per risolvere le questioni, però bevete lo stesso perché alla fine si risolve tutto ugualmente, il tempo guarisce tutto. In tantissimi consigliano infatti di riniziare, però invitiamo i nostri ascoltatori a consumare sempre con grande moderazione. Per una serata di gran seduzione, che vino ordineresti, Cristina? Dipende come si vuol far finire la serata. Diciamo che un rosso è un po' più adatto in quanto è un po' più forte come gradazione, quindi diciamo fa inibire meno le persone, quindi io direi un rosso. E Maria Pia? Io pure consiglio un rosso, in particolare il nostro Nero d'Avola a 14 gradi, che sicuramente con un paio di bicchieri sistema la serata e poi avere il lieto fine. Ragazzi, mi raccomando, prendete nota e fatevi sotto, perché le due signorine sono sicuramente molto carine. Quando non lavori, come trascorri il tuo tempo libero? Allora, con mio padre andiamo sempre ai terreni sull'Etna, quindi il mio tempo libero è andare in mezzo alla terra, andando a controllare le viti e poi ovviamente shopping, che quella non manca mai, e una buona partita a tennis. Maria Pia? Io anche sono invece un amante dello sport, mi piace fare sport nel mio tempo libero e quando ho del tempo vado appunto nei terreni a fare delle lunghe camminate, perché mi piace stare a contatto con la natura, mi rilassa e libera la mia mente. Come saprete, qualcuno legge i fondi del caffè. Se si potessero leggere i fondi di un calice di vino, magari rosso, un Etna, che cosa vorreste che vi rivelasse? Magari il futuro, così possiamo già orientare la nostra vita per quello. Però non so, meglio forse non sapere cosa ci aspetta e viverci giorno per giorno. Maria Pia? I numeri per vincere il Super Enalotto. Possiamo a questo punto cominciare a leggere tutti quanti i fondi del vino e apprenderemo questi numeri. Ti sei mai fatta leggere le carte o i tarocchi? Sì, me lo sono fatto leggere quando ero piccola da un mago, mi ricordo vicino Catania, però mi ricordo mi ha detto che la mia vita sarebbe, io sarei diventata una grande ragioniera e non, alla fine sono iscritta in medicina, quindi non penso che ci siano, non abbiano azzeccato tanto.
Ma questo mago era Pietro Colosi? No, non era lui, però uno che ci somigliava come tipologia, ecco. E invece Maria Pia? No, non sconosco il mio futuro e ho paura a conoscerlo. Vivo giorno per giorno e mi piace vivere così. Il tuo segno zodiacale? Toro. E il tuo? Bilancia. Seguite uno sport in particolare? Io seguo molto il tennis e il calcio. Io seguo prettamente il tennis e basta. Maria Pia, il tuo cantante o gruppo preferito chi è o chi sono? I Coldplay. E per te? Io sono con Laura Pausini. No, sono più italiana, quindi Laura Pausini mi piace tantissimo. Dove hai fissato il tuo primo appuntamento? In un ristorante. E il secondo? Il secondo il caffè, perché ci dobbiamo... No, scherzo. Il secondo forse un museo, sai? Ti ricordavi che... Ah, quindi nel ristorante ti ricordi che vino avete bevuto? Sempre il rosso, te l'ho detto, perché... mi ricordo che abbiamo preso forse un Chianti. Maria Pia, quindi adesso hai avuto più tempo per pensare a questa risposta, mi raccomando di dare quella giusta. Il tuo primo appuntamento dove l'hai fissato? Io sono meno di classe, i miei tutti al bar standard con caffè, perché ovviamente col vino non ne voglio sapere niente dopo che lavoro una giornata in azienda e bevo lì, quindi basta così. Magari un bello spritz. Esatto, un caffettino. Qual è il miglior consiglio che hai ricevuto? Di seguire sempre la testa e di fare le cose in cui credo. Cristina? Anche questo, vai dritto per la tua strada, non guardare mai indietro e non guardare mai nessuno, perché avranno tutti da ridire, quindi meglio vivere la propria vita senza pensare a niente. Allora, a questo punto, il miglior consiglio che vi sentite di darci? È affrontate la vita come viene, sempre pronti a magari cambiare idea, cambiare posizione, essere umili e andare avanti nella vostra strada. Maria Pia, cosa ci consigli? Di fare tutto quello che si vuole, senza troppi pensieri e senza troppe paranoie che spesso nella società in cui viviamo tendono a bloccarci un po'. Ti è piaciuta la nostra intervista? Tantissimo, la vorrei rifare. Cristina? Sì, grazie Claudio, grazie, è stato unico. Dacci un voto da una 10. 10 più. E te Maria Pia? Io 10 e lode. Bene, pensavate che fosse finita, invece adesso non vi potete esimere dal nostro famosissimo giochino, nel quale io vi do il nome di un personaggio famoso e voi me lo abbinate a un vino. Siete pronte? Siamo pronte, però dacci qualche consiglio, vabbè sì dai. Oddio, un po' di paura, però ce la faremo. Benissimo, stanno cercando di sbirciare... Benissimo, stanno cercando di sbirciare i nomi dalla lista, ma noi i nomi qui li scriviamo solo ed esclusivamente per un nostro reminder. Quindi parliamo di Sua Santità Papa Francesco. Ma lo sai che ho conosciuto da poco? Ho avuto il piacere di parlare proprio con lui neanche una settimana fa, siamo andati in udienza. La Sua Santità Papa Francesco. Allora, ho il vinsanto, Mari, no vabbè, un vino bianco, esatto, lui si veste di bianco, un bianco fermo. Non mi sa di frizzante, Papa Francesco. Che ne pensi di uno Chardonnay? Laura Pausini. Laura Pausini invece mi sa di un tipo più frizzante, che coinvolge con i suoi concerti l'intera popolazione, addirittura un successo in tutto il mondo, quindi io l'abbinerei a un vino frizzante. Un prosecco le andrebbe più che bene, secondo me. Anche se lei è emiliana, quindi. Allora un Lambrusco, che non è. I Coldplay. Ah, i Coldplay gli diamo... uno zibibbo. Diamo un zibibbo dolce, no è vero dai, dolce, però che rimane, che perdura, dolce, dai, zibibbo. Parliamo un po' di politica internazionale, quindi Donald Trump. Allora, Donald Trump ha detto due pareri discordanti, chi lo vede come un mito, chi lo vede come un pazzo. Io lo vedo come una persona rivoluzionaria che però dovrebbe ricalmarsi un po' sotto certi aspetti, magari non bombardare nessun paese, stare un po' più tranquillo, anche perché comanda uno dei paesi più forti del mondo, quindi non dovrebbe avere problemi. Con che vino l'abbiniamo? Donald Trump lo abbiniamo, è una cosa euforica, un nero d'avola. Federica Pellegrini. Federica Pellegrini, una super sportiva, anche lei un tipo secondo me molto vulcanico, gli darei un vino dell'Etna. Alessandro Gassman. Alessandro Gassman, Lambrusco. Roger Federer. Federer, nonostante sia uno sportivo di livello, io lo trovo una persona molto elegante. E proprio per questo per lui sceglierei un bianco veramente importante ed elegante. Potrebbe essere per me un Gewurztraminer.
chiudiamo con la regina Elisabetta. La regina Elisabetta pure, un altro bianco, un Pinot. Dannata casomai. Allora ragazze, siete state simpaticissime, grazie, dateci qualche indicazione per raggiungere la vostra azienda. Allora noi siamo a Randazzo sull'Etna, contrada San Lorenzo, uscendo al fiume freddo si segue la strada dell'Etna, è appunto uno dei primi paesi che si incontra, un luogo molto bello e di grande fascino, vi aspettiamo lì. Il vostro sito, i vostri social? Allora abbiamo un sito internet camporè.com e se no anche Cantine Madaudo su Instagram e su Facebook. Vi aspettiamo numerosi, seguiteci, following, follower, foto e video e tutto. Grazie Cristina. Grazie a te Claudio, grazie a tutti e spero che siamo state simpatiche e soprattutto scusateci un po' per essere state anche un po' impacciate, ma siamo giovani e con grande difficoltà abbiamo iniziato questa intervista. Immagino se non fosse estate, quindi grazie Maria Pia. Grazie Claudio, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e conosciuto, speriamo di aver fatto una ottima presentazione e... o comunque una discreta impressione e vi aspettiamo tutti in Sicilia, a presto. Grazie per aver ascoltato un nuovo episodio di Wine Soundtrack. Per info e aggiornamenti vai sul sito winesoundtrack.com.